Sono veramente contenta di trovarvi tutti di nuovo qui in piazza. Questa città è veramente bella, questa piazza è speciale e quindi ringrazio tutti voi. Diamo inizio a questa serata. Quindi quello che voglio sentire adesso è il vostro applauso, non per me, ma per i ragazzi e per il lavoro che faranno, per i maestri e per la polisportiva Igea. Ci dobbiamo ancora scaldare un po', eh? Allora, adesso, questa sera c'è un po' di vento, però, rispetto a questa mattina che ci ha fatto un po' preoccupare il tempo, siamo stati fortunati. Sarà una bellissima serata, tra poco non ci sarà nemmeno più il vento, quindi trascorreremo 2 ore insieme bellissime. Allora, partiamo con il primo numero, partiamo con le allieve dell'insegnante Martina Tallerini che ci presenteranno un esercizio di ginnastica ritmica che è stato presentato al Gran Galà del Trofeo Città di Roma. E le ginnaste hanno conquistato tutto il podio e hanno avuto anche un premio per il primo posto con questa esibizione. È un'esibizione che va a rievocare la storia di Mary Poppins, quindi veramente, veramente molto bella. Accogliamo con un applauso le ragazze dell'insegnante Martina Tallerini. Camcamini, camcamini, spazzacamini. Allegro e felice, pensieri non ho. Camcamini, camcamini, spazzacamin, la sorte è con voi se la mano vi do. Chi un bacio mi dà, felice sarà. Salve, salve, salve! Venite a ballare, tutti insieme, tutti insieme! Battere le ali! Battere le ali, tutti insieme! Battere le ali, tutti insieme! Sento ragione, viene come viene! Battere le ali, insieme! Sul parapetto! Sul parapetto, tutti insieme! Sul parapetto, tutti insieme! Sento ragione, viene come viene! Sul parapetto, tutti insieme! Super i tetti! Super i tetti, tutti insieme! Super i tetti, tutti insieme! Sento ragione, viene come viene! Tutti insieme! Super i tetti, super i tetti! Sotto braccio! Sotto braccio, tutti insieme! Sotto braccio, tutti insieme! E questa era Mary Poppins. Dov'è la borsa di Mary Poppins? Bravissime. Tutte le donne hanno la borsa di Mary Poppins. Dentro c'è di tutto. Bene, allora, adesso passiamo dalla ritmica, passiamo ad un'altra attività di danza che si svolge presso la polisportiva Igea e sono le danze latinoamericane, quelle che tanto ci hanno appassionato durante il periodo invernale nella trasmissione televisiva tanto famosa. Le danze latinoamericane, questa disciplina è curata dal bravissimo e affascinante
elettrizzante maestro Salvatore Cardillo, al quale veramente rivolgo i miei complimenti e l'applauso di tutti voi, perché si può essere bravi a ballare, ma assolutamente insegnare un'arte. E lui quest'arte la possiede veramente, in quanto con solo 4 anni di preparazione alcuni dei suoi allievi hanno raggiunto 48 risultati, di cui 40 podi, tra cui 30 vittorie, tra i quali 2 campionati italiani della Federazione Italiana Danza Sportiva. Quindi immaginate che tipo di lavoro viene fatto presso la Polisportiva, con quanta dedizione, con quanta passione, non solo per quello che è l'impegno che ci mettono i ragazzi, ma soprattutto il cuore e la preparazione che ci mettono i maestri. Ora iniziamo con il presentare gli allievi principianti, cioè quelli che da poco hanno iniziato questo percorso, ma sono già molto bravi, sono appassionati. Ci presenteranno i primi passi base di alcuni balli della danza sportiva, che sono il cha-cha-cha, la rumba e il jive. Ecco che vi presento Salvatore Riccardi e Giulia Barlone con Giada Saccoccio, che per il momento però ancora non ha trovato il suo ballerino, quindi verrà accompagnata questa sera dal già affermato ballerino Lorenzo La Rocca. E ne approfitto intanto per dirvi che sono aperte le iscrizioni, quindi per voi ragazzi che volete avvicinarvi a quello che è il mondo della danza sportiva, è un'opportunità poter prendere contatti con la Polisportiva Igea. Già questa sera potete lasciare il vostro nominativo per l'iscrizione. Ecco a voi gli allievi principianti del maestro Salvatore Cardillo. Iniziamo con un cha cha cha. Erano i primi passi del cha cha cha. Passiamo adesso ad una rumba. I used to bite my tongue and hold my breath, scared to rock the boat and make a mess. So I said quietly, agreed politely. I guess that I forgot I had a choice. I let you push me past the breaking point. I stood for nothing, so I fell for everything. You held me down, but I got up, already brushing off the dust. You hear my voice, you hear that sound, like thunder gonna shake the ground. You held me down, but I got up, get ready cause I've had enough. I see it all, I see it now. I got the eye of the fire, fire, dancing through the fire, cause I am a champion, and you're gonna hear me roar.
Singing like a bee, I earned my stripes. I went from zero to my own hero. You held me down, but I got up. Already brushing off the dust. You hear my voice, you hear that sound. Like thunder gonna shake the ground. You held me down, but I got up. Get ready, cause I've had enough. I see it all, I see it now. I got the eye of the fire. Dancing through the fire. E dopo la rumba, un bellissimo scatenato jive. Vai, jive! Sono i principianti, poi vedrete man mano che andiamo a presentare anche gli altri ragazzi, ma l'applauso più grande va proprio a loro che da quest'anno hanno iniziato questo bellissimo percorso che sarà, gli darà tantissime soddisfazioni. Grazie. Allora, io rinnovo l'invito per le iscrizioni e mi soffermo soprattutto sui maschietti, perché come al solito, anche quando si va a ballare, le donne sono sempre di più e i maschietti scarseggiano. Allora, voglio spezzare una lancia a questo pro e voglio dire per i maschietti che non è che è un indice di inferiore virilità andare a ballare, anzi... Oggi i ragazzi che ballano veramente hanno un fascino in più, quindi forza, sono aperte le iscrizioni, ovviamente anche per le ragazze, ma qualche ragazzo in più ci farebbe veramente piacere. Allora, adesso ritorniamo alla ritmica, quindi andremo a vedere un esercizio svolto dalle ragazze della maestra Martina Tallerini. Facciamo entrare in pista il gruppo delle più piccole, quindi qui voglio veramente sentire un bellissimo applauso. Mi sembrano le piccole formichine vederle di quassù. Ci faranno un esercizio con il cerchio. Loro sono Francesca Cavaliere, Valeria Morelli, Maria Galatioto, Sara Capodiferro, Aurora Nannurelli e Isabella Nannurelli. Un applauso per questo esercizio con il cerchio. We clawed, we chained our hearts in vain. We jumped, never asking why. We kissed, I fell under your spell of love no one could deny. Don't you ever say I just walked away. I will always want you. I can't live a lie running for
want you. I came in like a wrecking ball. I never hit so hard in love. All I wanted was to break your walls. All you ever did was wreck me. Yeah, you wreck me. I put you high up in the sky and now you're not coming down. It slowly turned you, let me burn and now we're ashes on the ground. Don't you ever say I just walked away. I will always want you. I can never lie running for my life. I will always want you. Say I just walked away, I will always want you. Oh, bellissimo questo esercizio con il cerchio, brave, queste erano le piccoline, eh? L'attività ginnica fa molto bene, logicamente, in ogni fascia di età, anche per i più grandi. E nella polisportiva Igea si possono fare anche attività di fitness, eh? Quindi non è che si va soltanto per fare danza, ginnastica ritmica, si può fare anche una normalissima attività sportiva di fitness, aerobica, step e quanto altro. Allora, adesso ritorniamo ai balli, eh? Vi sono piaciuti prima, adesso vi presento due ragazze. Loro si chiamano Synchro Latin Dance, ci faranno un cha-cha-cha bellissimo, ve le presento, accogliamo con un applauso Alessia Di Fazio e Veronica De Filippis. Synchro Latin Dance. Latin Dance, ancora un applauso per Alessia Di Fazio e Veronica De Filippis, bravissime. Allora, ritorniamo alla ginnastica, adesso abbiamo un esercizio con la palla, bellissimo, che risalta l'eleganza e il lavoro di squadra. Sono sempre allieve della maestra Martina Tallerini. Le accogliamo, sono Angelica Cavaliere, Isabella D'Onofrio e Aurora Genovese.
Vediamo questo esercizio con la palla, anche se il vento non è un buon alleato, però loro sono bravissime e quindi vi mostreranno come sono brave in questo esercizio con questo attrezzo che è la palla. Bravissime, ci vuole veramente molto affiatamento per svolgere questi esercizi, loro sono state veramente molto brave, molto suggestivo questo esercizio con la palla, grazie. Ritorniamo al maestro Salvatore Gardillo che ci presenta ancora due coppie delle danze latine. Queste due coppie si sono formate da pochi mesi ma già hanno un'ottima preparazione. Ci presenteranno anche loro tre balli, quindi cha cha cha, rumba e jive. Ve li voglio presentare, sono Manuel Di Santo ed Alison Antonetti, Eugenio Ostacolato e Roberta Fanelli. Cominciamo con un cha cha cha. Passiamo ora alla rumba. Yeah.
soles of her feet. Let me help you out. She can't walk, but she's trying. Oh, think twice, 'cause it's another day with you. Che eleganza, ragazzi, bellissimi. Ed ora Jive. Born through a party in the county jail. The prison band was there and they began to wail. The band was jumping and the joint began to swing. You should have heard those knocked out jailbirds sing. Bravissimi, allora ringraziamo ancora Manuel Di Santo ed Alison Antonetti, Eugenio Ostacolato e Roberta Fanelli. Bravi ragazzi, bravissimi e in bocca al lupo per il prosieguo delle vostre, dei vostri allenamenti e delle vostre attività. Allora, vi sono piaciuti questi balli? Che dite? Continuiamo ancora con le danze latine? Che ne pensate? Mi fate chiacchierare da sola? Le volete ancora le danze latine? Sentiamo un po' di qua? Di qua sì. Qui giù in fondo? E di qua? Ok, perfetto. Continuiamo. Danze latine. Vi presento ancora tre coppie del maestro Salvatore Cardillo che sono nella categoria junior 12-13 anni, classe C. Pensate, queste coppie nella stagione in corso hanno conseguito dei risultati di grandissima rilevanza nazionale. Ecco che vi presento Lorenzo La Rocca e Giorgia Notar Berardino, che sono vice campioni regionali e quinti nella ranking list nazionale, 22esime ai campionati FID su 66 coppie, hanno avuto un piazzamento bellissimo. Ancora vi presento Giovanni Stamegna e Marta Giuliani, vincitori della Coppa Lazio, decimi classificati nella ranking list, trentesimi anche loro ai campionati italiani della FIDS. Ancora una coppia, anche questa dei meravigliosi piazzamenti, Valeria Antonetti con Corrado Coppola, campioni provinciali e regionali 2014, terzi classificati nella ranking list nazionale di Coppa Italia e ventunesimi ai campionati italiani che si sono tenuti questi anni a Rimini. Pensate, questi ragazzi sono stati tutti a Rimini, hanno avuto degli ottimi piazzamenti, hanno ballato proprio nel tempio della Federazione della Danza Sportiva e questa sera sono qui per mostrarci proprio veramente come sono bravi il loro percorso grazie al maestro Salvatore Cardillo. Quindi a voi con un cha cha cha, rumba e jive. E samba, ok, anche samba. Cominciamo col samba, ottimo. Shake, 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 Sinora, shake your body line. Shake, 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 Sinora, shake it all the time. Work, 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 Sinora, work your body line.
work, 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 Sonora, work it all the time. My girl's name is Sonora, I tell you friends I adore her. And when she dances, oh brother, she's a hurricane in all kinds of weather. Jump in the line, rock your body on time. Okay, I believe you, jump in the line, rock your body on time. Okay, I believe you, jump in the line, rock your body on time. Okay, I believe you, jump in the line, rock your body on time. Whoop! Shake, 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 Sonora, shake your body line. Whoop! Shake, 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 Sonora, shake it all the time. Work, 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 Sonora, work your body line. Work, 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 Sonora, work it all the time. You can talk about cha-cha, tango, waltz, or the rumba. Sonora's dance has no title. You jump in the saddle, hold on to the bridle. Jump in the line, rock your body on time. Okay, I believe you, jump in the line, rock your body. E questo era il samba dei ragazzi del maestro Salvatore Cardillo. Adesso abbiamo un cha-cha-cha. Adesso una sensualissima rumba. I used to bite my tongue and hold my breath, scared to rock the boat and make a mess. So I said quietly, agreed politely. I guess that I forgot I had a choice. I let you push me past the breaking point. I stood for nothing, so I fell for everything. You held me down, but I got up, already brushing off the dust. You hear my voice, you hear that sound, like thunder gonna shake the ground. You held me down, but I got up. Get ready, cause I've had enough. I see it all, I see it now. I got the eye of the fire, ballo per i ragazzi della categoria Junior One 12-13 anni classe C, un jive. Come on, baby, just pump it.
to the U.S. We rockin' this contagious, monkey business outrageous. Just confession, girl, admit that we the shit. F-R-E-S-H, we fresh, G-E-F, that's right, we different. We definite, B-E-P, we reppin' it. So, turn me up, turn me up, turn me up. Come on, baby, just pump it. Ed eccoli qua i nostri piccoli campioni. Veramente in casa hanno dovuto già preparare degli scaffali per i loro medaglieri, per le loro coppe, sono stati bravissimi. E gli facciamo ancora un applauso. Un applauso però va anche alle famiglie di questi ragazzi, perché vi assicuro che dietro i risultati di questi ragazzi c'è anche tanto impegno dei genitori che li accompagnano alle prove e li vanno a riprendere e poi li accompagnano a fare le gare e poi li accompagnano qui alle manifestazioni. Quindi un applauso ai genitori che lo meritano veramente tutto. Adesso riprendiamo un pochino con la ginnastica ritmica. Anche qui parliamo però di ginnastica agonistica, perché anche qui ci sono delle campionesse. Le ginnaste che vi vado a presentare hanno partecipato alle competizioni federali e hanno conquistato le finali, partecipando inoltre al trofeo di Roma, conquistando il podio. Si esibiranno in successione per la categoria prima fascia Giorgia Fragione a corpo libero, per cui ha vinto un primo posto nel turno di primo livello del trofeo Città di Roma ed un terzo posto alle nazionali di Civitavecchia, quindi ve le presenterò adesso man mano che si esibiranno. Quindi iniziamo appunto con la prima esibizione con Giorgia Fragione. Bravissima, bravissima Giorgia, ricevi il tuo applauso per lasciare adesso spazio per la categoria allieva seconda fascia. Accogliamo Cristina Peppe con la palla, ha ottenuto un secondo posto al trofeo Città di Roma e un terzo posto alle nazionali di Civitavecchia. Anche qui il vento non aiuta, ma lei è bravissima, le facciamo un grande applauso e vediamo il suo esercizio. We'll be right back.
veramente bellissimo questo esercizio, brava, brava Cristina Peppe. Adesso un'altra campionessa per la categoria allieva, prima fascia B, Eleonora Forte, con un esercizio con la Fune, con il quale ha ottenuto un primo posto al trofeo Città di Roma. Quindi, signori, un'altra campionessa, Eleonora Forte. Bravissima, Eleonora Forte, un applauso. Ancora, rimaniamo nel tema della ginnastica ritmica, abbiamo per la categoria allieva seconda fascia, signori, vi presento Alessia Pecchia con un esercizio che avrebbe dovuto fare in realtà con il nastro, ma il vento non permette proprio questa esibizione, quindi farà un esercizio bellissimo a corpo libero. Però voglio dirvi anche i suoi risultati. Lei con il nastro ha ottenuto un quarto ed un terzo posto all'ottavo trofeo regionale Paola Marsico, un secondo posto al trofeo Città di Roma settore agonistico e un primo posto alla competizione nazionale di Civitavecchia. Avremo modo di vederla anche dopo in altre esibizioni. Lei è una super campionessa, signori, Alessia Pecchia. It's Red Bull with the big ass bra, and like Bruce Lee, bro, I got the clout. Yeah, girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I work out. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I work out. When I walk in the spot, yeah, this is what I see. Okay. Everybody stops and is staring at me. I got passion in my pants and I ain't afraid to show it, show it, show it, show it. I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I work out. Alessia Pecchia, scatenatissima, si è portata il fans club appresso. Però non andate via adesso, rimanete qui ragazze, perché adesso Alessia so che deve fare una cosa molto importante questa sera, perché vuole festeggiare insieme a tutti noi, insieme a tutti voi, il compleanno della sua cara nonna, la signora Immacolata. Dov'è la signora Immacolata? È tra il pubblico sicuramente? Io non la vedo. Eccola, eccola la signora Immacolata. La facciamo venire qui perché Alessia le vuole regalare dei fiori, noi le vogliamo fare gli auguri. La signora Immacolata compie 68 anni, si possono dire, dice che l'età delle donne non si dice, però la signora è una signora in gamba, quindi si può dire la sua età.
Quindi il nostro augurio di questo bel giorno di festa e tanti complimenti per questa nipotina che veramente ci teneva a farle questo omaggio proprio qui davanti a tutti per dimostrarle quello che è il suo grande affetto. Le nonne sono sempre speciali e lei è la nonna di una campionessa, complimenti. Bene, grazie signora. Continuiamo con il nostro repertorio, la mia cartelletta ormai si sta assottigliando di fogli perché man mano stiamo andando avanti con il programma, siamo già arrivati alla nona esibizione, mamma mia, ma quante cose belle abbiamo visto finora. E continuiamo adesso con la ginnastica ritmica, quindi con gli allievi della maestra Martina Tallerini per la categoria prima fascia. La coppia Giorgia Fragione e Sara Marrocco con un esercizio a corpo libero. Con questo esercizio hanno conquistato il primo posto al trofeo Città di Roma. E poi vi presenterò le altre allieve. Quindi partiamo subito con questo esercizio di Giorgia Fragione e Sara Marrocco, un esercizio a corpo libero. Queste erano Giorgia Fragione e Sara Marrocco e adesso per la categoria allieve terza fascia abbiamo Alina Faiola, Silvia Grilli e loro hanno ottenuto un terzo posto al trofeo Città di Roma con un esercizio con la fune che ci presentano proprio questa sera. Bravissime, ancora un applauso a queste ragazze, le salutiamo. Brave, campionesse anche loro.
Allora, dove siamo? Siamo al numero 10, eh? Abbiamo di nuovo adesso il duo Synchro Latin Dance. E quindi accogliamo Alessia Di Fazio e Veronica De Filippi e anche Chiara Zummo, sono tre stasera qui, ok. Carinissime con i loro vestiti, eh? Ma vi piacciono i vestiti che indossano queste ragazze? Hai visto quanti bei vestiti questa sera? Tutti molto belli. Allora ci faranno un mix di cha 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 e samba, quindi le facciamo un grande applauso e godiamo questo spettacolo che ci mostreranno. Allora, ve le ripresento: Alessia Di Fazio, Chiara Zummo e Veronica De Filippis, il trio Synchro Latin Dance. Brave! Allora, ultima esibizione per ciò che riguarda la ginnastica ritmica. Abbiamo ancora delle agoniste che ci mostreranno i loro esercizi, quindi accogliamo Giorgia Notar Berardino, Cristina Peppe, Silvia Grilli e Francesca Coppolella. Queste sono allieve per la categoria seconda fascia e praticamente il loro è un esercizio con la fune. Con questo esercizio hanno ottenuto un primo e un terzo posto all'ottavo trofeo regionale Paola Marsico e un primo posto alla gara nazionale di Civitavecchia. Vediamo questo esercizio. Thank you.
Bravissime. Loro erano Giorgia Notar Berardino, Francesca Coppolella, Cristina Peppe e Silvia Grilli. Ed eccoci qui, adesso siamo veramente al gran finale, però prima di invitare qui sul qui davanti a voi per l'esibizione gli ultimi allievi, voglio ancora rivolgere un ringraziamento a tutti voi, un ringraziamento al servizio di ordine. Grazie per il vostro calore, grazie per la vostra presenza a nome mio, ma soprattutto a nome della polisportiva Igea, nella persona della signora Anna Baris che coordina tutto il lavoro di questa polisportiva. Quindi un ringraziamento a tutti voi, perché ci dimostrate sempre il vostro calore, ci dimostrate quanto siate affezionati a questo spettacolo che annualmente veniamo a proporre. Allora, adesso, gran finale, ora di nuovo con gli allievi del maestro Salvatore Cardillo, i 5 balli delle danze latinoamericane. Ad entrare in pista sono gli atleti della categoria 19-34, classe B2, Martina Di Vito e Riccardo Rega, finalisti e semifinalisti di diverse competizioni regionali ed interregionali. Federica Palmaccio con Roberto Selva. Loro sono campioni provinciali regionali di Coppa Italia 2014 con il miglior punteggio nazionale, nonché, sentite, campioni italiani 2014 categoria 19-34 classe B2 disputati a Rimini l'11 luglio su 95 coppie, quindi campioni freschi freschi appena conclamati. Per la categoria Junior 1-12-13 classe B2 accogliamo Alessia Pecchia e Alessandro Guglietta. Anche loro campioni provinciali e regionali 2013-2014, nonché campioni di Coppa Italia 2014, anche loro con il miglior punteggio nella nazione. Anche loro hanno conquistato il gradino più alto del podio ai recenti campionati su 61 coppie che hanno partecipato l'11 luglio alle gare nazionali. Loro sono stati vincitori, quindi sono tutti dei super campioni. Guardate questo gran finale, è uno spettacolo bellissimo. Ora loro ci faranno proprio i 5 balli che rappresentano in pieno tutto quello che è il lavoro delle danze latinoamericane. Samba!
grande spettacolo, ragazzi, bravissimi. Adesso andiamo con un cia cia cia. Bravissimi. Voglio fare una precisazione, eh? Noi qui davanti vediamo tutto questo spazio, a noi dice, ma sì, hanno parecchio spazio per ballare, noi pensiamo che sia così, ma in effetti loro sono abituati ad esibirsi su spazi molto più ampi, eh? Per fare queste esibizioni ci vogliono almeno 150 metri quadri, quindi stanno veramente facendo un'esibizione cercando di utilizzare al meglio lo spazio che è disponibile. Questa cosa la volevo precisare proprio perché è importante per chi si esibisce in questo tipo di balli avere veramente tanto tanto spazio a disposizione, eh? Gli avremmo dovuto pavimentare tutta quanta la piazza. Adesso continuiamo e vediamo una sensualissima rumba. Déjame esta noche soñar contigo. Déjame imaginarme en tus labios los míos. Déjame que te diga que me vuelves loca. Déjame que yo sea quien te quite la ropa. Déjame que mis manos rocen las tuyas. Dejaré que me tomes por la cintura. Déjame que te espere aunque no vuelvas. Déjame que te deje. Adesso ci scateniamo con un passo doble. Thank you.
Bravissimi. Bravi, bravi, bravi. 100 volte bravi, 1000. Ultima esibizione. Ancora qualcosa di scatenato, un bellissimo jive. Whispering in the trees, it's two cities and they're only pipes and chains and swinging hands. Who's your daddy? Yes, I am. Fat cat came to play, now you can't run fast enough. You best stay away when the pushers come to shove. Boots for Brian, throw back a bottle of beer. Bugging brown-eyed man, a stray cat frontin' out an AP's band. Cut me a Sammy and you'll understand, in my veins hot music ran. You got me in a sway and I want to swing you down. Now you sailors know where your women come for love. So Ryan, throw back a bottle of beer. Questo è il gran finale, ancora un applauso per questi campioni. È stato veramente bello quello che ci hanno mostrato. Ringraziamo ancora questi atleti. Ve li voglio presentare nuovamente. Roberto Selva e Federica Palmaccio, Alessandro Guglietta e Alessia Pecchia, Riccardo Rega e Martina Di Vito. Quanto sono belli! Signorine ballerine, voi donne, me lo fate rivedere il bel saluto che fate al pubblico? Eh? Belle. Grazie. Bene, con l'allegria di questo ultimo ballo, io ringrazio ancora una volta i fonici. Ringrazio l'addetto alle riprese, ringrazio le forze dell'ordine, ringrazio tutti voi e vi do appuntamento al prossimo anno. È stato bello stare ancora qui con voi questa sera. Grazie, grazie a tutti.